Era il 5 dicembre del 2006 quando cinque cittadini agropolesi occuparono i binari della stazione ferroviaria di Agropoli per protestare contro la chiusura dell'ospedale civile. Sono passati 14 lunghi anni da quella giornata, ma nel cuore di chi ha preso parte in prima persona a quella protesta arde ancora la voglia di riscattare un diritto che per troppo tempo è stato negato, un diritto che ancora oggi mortifica la dignità di uomini, donne, bambini e soprattutto anziani. Se gli agropolesi si ricordano, io ho fermato i treni, mi sono messo in mezzo ai binari per fare la lotta che non chiudessero l'ospedale. E la legge mi ha denunciato e ho ottenuto una causa, 5 anni, che poi è andata in prescrizione. Comunque non ce l'ho fatta, l'ospedale l'hanno chiuso ugualmente. Con le lacrime agli occhi, Gerardo Tafuri, cittadino di Agropoli e artefice insieme ad altre 4 persone del blocco dei binari, oggi racconta quello che ha vissuto presso la struttura che lui ha tanto difeso e come, secondo lui, le strutture sanitarie nel Cilento non funzionano. Mi sono ricoverato, mi hanno mandato a Vallo. A Vallo mi hanno trovato un polipo all'ano e che mi hanno detto che non mi potevano operare perché non c'era una sala di rianimazione. E allora io cosa ho fatto? Ho pigliato e sono andato a Milano, al San Paolo. Sono stato ricoverato 3 mesi. Mi hanno operato, mi hanno messo il sacchetto. Adesso porto il sacchetto e poi mi hanno messo il catetere perché mi hanno trovato una piccola infezione a rene sinistra. Dopo tutto questo non vi dico quello che è passato. Mi portano ad Agropoli, mi portano all'ospedale. È venuta la fine del mondo. Non ci hanno capito niente. Arrivata a casa ho avuto dei problemi, mi sono dovuto ricoverare un'altra volta. Sono venuta a casa, sono stato 3-4 giorni, il catetere mi dava fastidio, mi hanno portato a Vallo al reparto urologo e non vi dico che è successo. Altro episodio che il signor Tafuri ha dichiarato essere stato il più brutto della sua vita è stato il trattamento ricevuto dopo aver chiamato l'ambulanza perché accusava forti dolori al petto. Dulcis in fondo, stanotte a mezzanotte mi sentivo male, avevo dolore al petto, mi sono detto a mia moglie per favore chiama l'ambulanza perché io sto male. È venuto il dottore subito, a mezzanotte, non è neanche entrato nella camera dove dormo, mi ha visitato un po' le spalle, così, alla buona, mi ha fatto tossire, poi se n'è andato. E mi ha detto, per queste cose non ci dovete chiamare a noi, dovete chiamare la guardia medica. Eh sì, gli ho detto, io chiamo la guardia medica. La guardia medica forse non la trovo perché è in un'altra casa. Allora aspettiamo che viene l'autoambulanza. E così, in questo frangente, mi viene l'infarto e addio. Buonanotte. Dico, ma quale guardia medica? Io quando sto male chiamo l'ambulanza e l'ambulanza deve intervenire. Questo qua è la cosa più brutta che mi è potuto succedere. Gerardo Tafuri punta il dito anche contro il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, accusandolo di essere venuto in città solo a prendere i voti per la sua candidatura. E ti sei venuto a pigliare i voti. Agropoli fa 21.000 abitanti. Ti sei pigliato i voti e poi non ti sei fatto vedere più. L'ospedale di Agropoli va avanti perché lo vogliono tenere. Hanno detto ultimamente che
che mettevano la sala operatoria. Invece di metterla, noi avevamo messo con Bassolini una sala operatoria in acciaio inossidabile, che non c'era nessun bar. A posto di riaprirla, se l'hanno portata non so dove, però la sala operatoria ad Agropoli non è stata aperta. Allora, a questo punto, o lo aprono come lo devono aprire o lo chiudono, perché non è un pronto soccorso. La forza di quest'uomo di 84 anni e la speranza che nutre ancora nel vedere rispettare il proprio diritto alla salute è davvero da imitare, e nonostante i tanti problemi di salute con i quali ogni giorno combatte, annuncia di scendere nuovamente in piazza. Farò ancora delle lotte. Il catete, ci metterò il tappeto e vado in piazza col catete e con tutti i guai che ho a lottare un'altra volta per l'ospedale. O lo chiudono e mettono via, fanno qualcosa, oppure lo aprono come si deve aprire, con gente tecnica, con gente che quando va un paziente lo curano, anche dargli un affetto, perché il paziente ha bisogno pure di affetti che noi agropolesi abbiamo fatto sempre le lotte per migliorare. Agropoli è un paese d'oro. Agropoli è veramente un paese che potrebbe portare la bandiera, però i politicanti non fanno il loro dovere, vengono solo a pigliarsi i voti quando ci sono le votazioni e poi non li vediamo più. Politicanti vedessero questa intervista e ne facessero buon senso a dire: gli agropolesi hanno bisogno dell'ospedale,